Un tema che preoccupa e non solo dalle parti di Piazza della Scala. Il sindaco Beppe Sala torna a parlare di movida e lo fa a partire da una sentenza della Corte di Cassazione per una vicenda che in realtà è nata e si è sviluppata a Brescia, ma le cui ramificazioni potrebbero toccare molto da vicino Palazzo Marino e soprattutto le sue casse. La Suprema Corte ha infatti stabilito, nell'ambito di una disputa tra residenti e gestori di locali bresciani, che davanti a un privato che lamenti la lesione del proprio diritto alla salute e alla vita familiare a causa di schiamazzi provenienti da aree pubbliche, la pubblica amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche di diligenza e di prudenza nella gestione dei propri beni e può quindi essere condannata a risarcire il danno. Un precedente pericoloso anche per Milano, dove sono tantissimi i comitati di cittadini che ogni anno, soprattutto col ritorno della bella stagione, tornano a perdere il sonno a causa dei rumori. Sono molto preoccupato, anche perché poi alla fine il problema è, e qui c'è il paradosso, di far rispettare quelle misure è un compito in generale del sistema di sicurezza e quindi la responsabilità è un po' di tutti. Se però il costo ricade interamente sul comune è un grandissimo problema. Ora noi comunque abbiamo messo in piedi ben prima di questa sentenza una serie di misure, però oggettivamente controllare un fenomeno del genere in tempo reale in tutta la città è un'opera improba. Bisogna capire poi come giudicherebbe la giustizia, in questo caso è stata la Cassazione, mi pare, però insomma è chiaro che per noi è una spada di mal Damocle enorme. Purtroppo leggo anche nella nostra chat di sindaci c'è una preoccupazione veramente enorme. Un'opera improba, una spada di Damocle, e gli strumenti a disposizione del comune, sottolinea Sala, non sono numerosissimi, come lavorare sugli orari e sui controlli. Beh, insomma, il problema vero è che gli orari non è semplice, il problema è di fatto cercare di distinguere tra interno e esterno, aumentare la sorveglianza, però ripeto non è una cosa automatica, quei decibel devi proprio misurarli, non è che vai lì in un istante e riesci a capire com'è la situazione, però capite quanti luoghi sono in una serata milanese da controllare, è quasi impossibile. Ecco, stiamo un po' ragionando per cercare di capire cosa si può fare all'interno, cosa si può fare all'esterno.